Buongiorno, oggi siamo qui con Maria Grazia Galliani. Maria Grazia, che cosa fa il Mercer? Ciao Amelia, sono la responsabile della Practice Mobility and Data di Mercer Italia, quindi l'area che ha l'obiettivo di presidiare, elaborare dati, trend, quali quantitativi con riferimento alle politiche di total reward, quindi guardando alle retribuzioni, insomma, in tutte le sue componenti. Nello specifico, nella practice ci sono tre ambiti. Il primo, appunto, dedicato alle indagini retributive che Mercer pubblica annualmente in più di 140 paesi, e ovviamente noi nello specifico seguiamo l'indagine e le indagini italiane con il supporto di un hub, di Varsavia, però, ovviamente avendo accesso a tutti i database internazionali, siamo in grado di supportare le aziende multinazionali italiane nel verificare quelle che sono le prassi retributive locali e impostare politiche retributive che siano più allineate a quelle che sono le best practice di mercato. Il secondo ambito riguarda l'International Mobility, quindi abbiamo un team di esperti che sono in grado di assistere le aziende lungo tutto il life cycle degli espatriati, andando a fornire un'assistenza, comunque un supporto, sia in termini consulenziali, ma anche di dati, proprio in un'ottica end-to-end. E infine Mercer negli ultimi anni ha investito moltissimo sugli aspetti tecnologici, tant'è vero che abbiamo sviluppato e vendiamo alle aziende una serie di tool e piattaforme che possono supportare le direzioni HR nella gestione di una serie di processi, quelli un pochino più classici legati alla job evaluation piuttosto che i benchmarking, ma anche tool per l'assessment delle competenze piuttosto che l'ascolto delle persone. Temi molto caldi negli ultimi tempi. Amo le tematiche di reward, ma quello che credo è che effettivamente aziende che adottano sistemi di reward efficaci, che siano allineati non solo al best practice, ma anche dire, coerenti con la filosofia della retribuzione, credo possano fare effettivamente la differenza e quindi avere un effetto ingaggiante e motivazionale, insomma, sulle persone. Benissimo. Raccontami un po', come mai hai scelto di venire a lavorare in Mercer? Che cosa ti ha attratto dell'azienda? Ma quest'anno sono 10 anni che sono in Mercer, e come puoi immaginare, l'opportunità è arrivata un po' a metà della mia carriera professionale. Direi che la motivazione principale è stata quella di sfidarmi, di uscire un po' dall'area di comfort, anche perché venivo comunque da una lunga esperienza nell'azienda precedente, e quella un po' di mettere alla prova le competenze, un po' il know-how che avevo acquisito. A distanza di 10 anni devo dire che sono molto soddisfatta, perché ho trovato un ambiente molto stimolante dal punto di vista professionale, che mi ha consentito di mettere a fattor comune quelle che sono le mie competenze, ma soprattutto di svilupparne delle nuove e di crescere ovviamente all'interno, insomma, dell'organizzazione. Cosa fa Grace nella sua vita privata? Quali sono le tue passioni? Fino a 5-6 anni fa, devo dire che facevo di tutto. Non ho mai inseguito una passione in particolar modo, ma giocavo a calcetto, tennis, ho fatto corsi di pizzica, roller, pattinaggio sul ghiaccio e avevo una passione sfrenata per Valentino Rossi, che ahimè si è ritirato. Quindi devo dire che negli ultimi anni mi sono un po' impigrita. Quindi adesso più che di passione ti parlerei di alcuni tratti distintivi. Sono una persona che ama stare in compagnia. Per me è molto facile creare e entrare in empatia con le persone e devo dire che questo spesso avviene anche con i clienti, laddove soprattutto ci sono dei rapporti un pochino più duraturi. Secondo luogo, adoro mangiare in particolar modo i dolci e in particolare la cioccolata al latte. E infine impazzisco per il Natale. Per me è un periodo magico, adoro l'atmosfera, le musiche, le decorazioni, ma soprattutto mi consente di recuperare una dimensione familiare che per diversi motivi non riesco a vivere durante l'anno, avendo la maggior parte, insomma, della famiglia, che vive in Basilicata.